Siamo da Lidl a fare la spesa, vediamo un po' che cosa c'è in giro di bello. Sono nel reparto piantine. Allora, le piante grasse qui io le adoro, mi piacciono tantissimo, infatti ho riempito casa di loro. Questo è molto particolare. Ma queste? Cioè, praticamente sono delle piantine acquatiche, guarda che carine. Ah, pure il reparto forno è quello che mi piace tanto. Di solito prendiamo sempre del pane. Qui, ecco, c'è la palatella napoletana che è una novità, dice. Anche se in realtà mi sembra di averla vista già qualche volta. C'è in offerta il pancarré della Mulino Bianco e tanti pambaoletti, però del marchio Certosa, proprio quello, Certossa, scusate, proprio quello lì del Lidl. Anche la base per pinza romana è in offerta. Questa qui si trova sia al reparto frigo che al reparto, diciamo, come dire, reparto pane, e sono buonissime. Noi le acquistiamo sempre, ci piace farcirle. Altra novità a chi piace, ci sono le prugne secche denocciolate, queste qui da 250 grammi a 2,29. Al reparto frigo invece sto vedendo un po' di offerte vegane, vi faccio vedere. Tipo c'è l'hummus di ceci a 1,39 nei vari tipi, quindi quello piccante, quello curry, quello classico e quello alla barbabietola, eccolo qua. Poi c'è l'affettato vegano, ma qua mi dice novità, ma che novità? Io l'ho preso già da un sacco di tempo fa. Altro che novità, ma a volte mi sa che Lidl sfarfalla un pochettino, eh. Panetto vegano alla greca, tipo come se fosse una feta greca, ma in realtà no, è a base di olio di cocco. C'è questo salmone affumicato della Bio Organic. Non l'ho mai assaggiato questo qui, sinceramente, e mi incuriosisce. Sono 100 grammi, ok, è biologico, però il prezzo mi sembra un po' altino. Per i più golosi, i crumble di gorgonzola dolce, ce ne parliamo ragazzi, a 2,50 euro. Poi la pasta per pizza, questa qui di Pizza in Festa a 1,79 euro, anche se preferibilmente ci piace farcele a noi, cioè gli impasti, però insomma, cioè, più che prendere questi preferisco prendere quelli per la pinza in realtà. Poi sempre di Pizza in Festa c'è questa provola, anzi no, mozzarella di bufala campana affumicata a 2,99 e la stracciatella affumicata. Wow! Lidl riserva sempre grandi sorprese, non so se anche per voi è così, ogni volta che veniamo qui c'è tipo gli occhi, cerchiamo di scovare, trovare, vedere. C'è la crema spalmabile a base di lenticchie dell'Avemondo, questa è la prima volta che la vedo. Ci sono tante tipologie. Wow. Ah, questi per gli hamburger della Inalpi. Una volta avevamo provato quelle al gorgonzola e mi sa tipo alla scamorza affumicata. Queste adesso sono con pepe. Ci sono anche questi dessert proteici a 1,79 a base di yogurt colato magro. Allora, questo mango, banana e cereali. Questo è a bacche di goji, lampone e come si chiama? Melograno. E questo mi pare more, mirtilli, insomma tipo frutti di bosco. Ne sono due. Allora, questo mi incuriosisce, ma non so che roba sia. Formaggio Cecil o Cecil? Se qualcuno di voi lo conosce, mi scriva fra i commenti di cosa si tratta, perché non so proprio che roba è, però mi incuriosisce molto. Novità burro senza lattosio, forse in un formato più grande, perché questo mi ricordo comunque che c'era. Boh. A volte vedi, mettono queste cose che ci sono, non ci sono, non tanto si capisce. I mini eclair li ho assaggiati una volta, erano buonissimi con dentro la crema di vaniglia, spettacolari. Qui invece nuggets, poi ci sono stick di formaggio, insomma tutta questa box in offerta al 30% in meno 3,49. Tartufo alla mandorla e cioccolato, cioè no vabbè ragazzi, al fior di latte.
con la nocciola. Oddio, sto impazzendo. Sarà che c'ho fame? Anch'io. È vero? Allora, Alesto ha fatto questi. Sono praticamente delle barrette di frutta secca a 99 centesimi. E devono essere molto buone. Alesto è proprio il marchio, pare che sia proprio il marchio del Lidl che fa cose di frutta secca. Questo qui, il pomodoro di pizza in festa, l'abbiamo provato, è fatta con pomodoro pizzutello, ma è buonissimo per la pizza, è intero, poi si può frullare o con le mani, insomma, schiacciarlo, ed è un sugo molto buono. Questa crema fredda di caffè Borbone, però mamma mia che prezzi, 4,50. Sempre come gelati, c'è tipo dark chocolate, non so se riesco a mettere a fuoco, sì? Eppure stracciatella, pure no. Al miele. No, quello lì ce l'hanno messo per sbaglio, a 2,50 euro, e mi parla di novità. Cioccolato, caffè, caramello, ma io vedo anche stracciatella, ragazzi. Quello è stracciatella, forse la novità riguarda questi gusti che leggo scritti qui. Allora, voglio fare un salto nel reparto, quello lì proprio, insomma, del benessere, insomma, profumi, beauty, tutte queste cose qua. Voglio vedere se c'è qualche novità, perché insomma siamo ad aprile, mi ricordo che l'anno scorso di questi tempi già era uscita tutta la linea estiva. Voglio vedere se si trova qualcosina. Allora, mi pare che non ci sia nessuna novità. Ancora niente, né a livello di saponi né di creme solari, niente. E questo è un gran peccato, ragazzi, perché io sono un'attenta scrutatrice e valutatrice di questi prodotti, che poi, cioè, è veramente snervante quando vieni da Lidl e trovi questo disastro. Cioè, è un gran peccato, perché uno vorrebbe acquistare e trovare con calma, però vedere gli scaffali così disordinati sinceramente mi infastidisce. Non so voi, ma mi infastidisce un po'. Comunque, questo latte detergente buonissimo, sapete che io lo adoro. Questa maschera per il viso meravigliosa, idratante e rinfrescante, questa qui è in tessuto, ma ragazzi è veramente meravigliosa. Poi c'è questo famoso gel doccia che di solito acquistiamo, sapete che ci piace moltissimo. Vediamo il prezzo, se è aumentato. Sì, anziché 89, 99 centesimi, quindi è un po' più alto, ma questo ci piace un sacco. E poi ho notato che hanno cambiato i packaging di questi qui, di questi gel doccia. Oltretutto mi sembra che questo all'aloe sia più denso, cioè come effettivamente, guardate, è molto più gelatinoso, quindi mi dà l'idea che effettivamente ci sia parecchia aloe. Ma in effetti questo, controllando l'inci, mi ricordo che era molto buono, cioè era un inci, mi pare di ricordare, perfetto. Ecco qui poi tutti i balsami solidi, tutti questi qui io sinceramente non li ho mai provati, mi hanno sempre incuriosita, però non sono mai, cioè non mi sono mai lasciata cogliere dal raptus di acquistarli. Poi crema mani, crema contorno occhi, insomma le solite cose. Mi hanno detto che questo olio per capelli è buono, quindi appena terminerò il mio probabilmente lo acquisterò. Mi chiedevo se invece avevate mai provato questi gel detergenti e gel scrub a 1,79 euro della Sien. Io non li ho mai provati e non lo so, cioè hanno un packaging che non mi incuriosisce tantissimo. Fatemi sapere giù fra i commenti se voi lo avete insomma mai acquistato, li avete mai acquistati e se vi sono piaciuti. Allora, da Lidl spesa fatta, abbiamo preso un po' di cosine, poi come torno a casa vi faccio un bello svuota la spesa, ma credo che distinguerò questi due video, quindi vedrete sicuramente subito dopo questo, adesso non so questo quando andrà online, comunque subito dopo questo vi farò vedere lo svuota la spesa di tutto ciò che ho comprato qui da Lidl. Non abbiamo fatto una spesa grandissima, però quello che mi rioccorreva, diciamo, e niente, io spero di avervi tenuto compagnia, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao ciao.